Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi inizieremo un nuovo walkthrough su Dead Rising 4. Dead Rising 4 è il quarto capitolo della serie Dead Rising, quarto e ultimo capitolo. Ho interrotto il walkthrough di Sleeping Dogs poiché mi ero un po' rotto le scatole di portarlo. Allora porterò questo, che sicuramente finirò. In più, essendo la versione Big Package, abbiamo anche i DLC. Partiamo con la modalità storia. Ho già provato il gioco un po', quindi ho una nuova partita in normale perché voglio godermelo. In cui ricorrente Frank si sveglia catapultato nel Willamette Park, molle, non è in buona compagnia. Ecco bene. Quindi siamo in mezzo ai zombie. Sono un inviato di guerra. Ehi, aspetta! Che accide? Oh, motosega. Si era disconnesso il controller, dai! Ok, andiamo di qua. Sono Frank West. Ricorda questo nome perché sarò famoso nel mondo. Realizzato questo. Ma mia, quest'arma è sgravatissima. Oh no. Minchia, Thor 2.0. La special. Vabbè, sì. Questa cosa non so quanto possa essere reale, però ok. Scappiamo, scappiamo, scappiamo. Diamo un'accettata. No, niente. No, non so di avere di. Oh, è bella per starmi. Sì, lo so, non è stata la mia migliore intervista. Ah, ok, mi fa la special. Pensavo tipo facesse qualche tiro incredibile. Esagerato di 5 o 6 piedi. Allora? Questa arma pure è figa. Vieni a prendermi. C'è il governo dietro quella mente, non capite? Sono stati i federali, è una cospirazione. Pure questa è classica, abbastanza classica. Pure è forte, forte. Vai, scappa, scappa. Via questo. No, non posso attaccare. Oh. Bene. Telefono. Sei pronto, vecchio? Caso 0, una tranquilla serata al minigolf. Seppur riluttante, Frank torna a Willamette in compagnia di Vic per indagare sulla base militare segreta. Spoiler pure. La prossima volta non li leggo. Settembre 2021, 20:32. Il presidente mi deve dare una medaglia, ma nell'avvicinarmi inciampo e gli do come un pugno. Sul collo. Sul collo? Sfiga! Hai colpito al collo il presidente con un pugno. Ti diverti a farmi passare da cogliolo, vero? Perché non fai la giornalista di gossip? Ah, vaffanculo. Oh,
Scusa, argomento delicato. I giornalisti di gossip ti hanno ucciso i genitori. Dove hai detto che andiamo? Senti, lasciami spiegare. Dovevamo andare a giocare a minigolf. Con tutto il rispetto, professore, non posso credere che tu te la sia bevuta. Io amo il minigolf. Sì, ascolta. C'è una base militare segreta. No, ti prego, un'altra stronzata cospiratoria da sito web. Non è una stronzata. Stanno conducendo ricerche scientifiche illegali. Torna indietro. Con cavie umane, Frank. Torna subito indietro. Frank! Cazzo, Frank! Quando parlavamo dopo le lezioni, ti ho mai detto di voler tornare a Willamette? Andrà tutto bene. Devi calmarti. Sì, disse lei prima che scoppiasse il finimondo. Mi ripeti sempre che scatto foto atroci con il cellulare. Ed è vero. Quindi, da chi dovrei imparare se non da un fotografo di fama mondiale? Quella è la mia. Sì, era nel tuo armadietto. Che era chiuso. Non molto bene. Ascolta, la fonte parla di un continuo traffico di cadaveri. Esperimenti sugli umani, ex basi missilistiche. E dai, Frank, come fai a dire di no? No. Frank, è la nostra chance. Ti prego. Va bene, ma guido io. Cosa? No, la macchina è mia. Grande, il migliore dei migliori. Graduai, graduai. Oh, oh. Bene. Oh, quella è la stessa texture delle macchine, cioè dei veicoli militari in Dead Rising 2. Figo. Lo dico perché quello è il mio Dead Rising preferito. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Regole di base. La storia ora è mia. Cosa? Tu sei qui per imparare. 2 minuti fa non era la mia storia. Sei qui per osservare e imparare come un vero giornalista d'inchiesta lavora sul campo. Con solo appunti, fotocamera e palle d'acciaio, ok? Wow. Numero 2. La tua fonte parla di esperimenti illegali su esseri umani, quindi forse c'è della gran merda che non vuoi vedere. Ah, sì? Se succede, tu mantieni la calma. Tu prendi appunti, io scatto le foto, ricostruiamo la storia e filiamo. Ok. Sei tu a controllare la storia, non il contrario. Capito. Occhio sull'obiettivo, ok? Questa mi puzza un poco, però. Ok. Se ce la fai, la prossima è tua. Pugno. No. Forza, dammi il pugno. Io... No, non posso. Ce la tiriamo, eh? Va bene. Forza, al lavoro. Bene. Bene. Benissimo. Finirà male, ve lo dico io. La tua fonte ti ha detto come entrare? Sì, c'è una tessera di sicurezza nascosta in una rimessa da qualche parte. Bene, a prenderla. Ormai siamo in ballo. Lì c'è una rimessa. Vado a controllare. Tieni gli occhi aperti. Apri. Fidati di me. Scheda del silo. E adesso? Apri una porta qui vicino. Andiamo. Sì, però rallenta, Nancy Drew. Non voglio farmi sparare, ok? Ehi, sta giù! Cavolo fai! Andiamo, basta. Questo raccoppiamo. Frank! Sì, però non urlare. Quanto si è buggato da una 10? L'hai ucciso. Cosa? No, no, sta solo dormendo. Esattamente. Ah. Apriamo. Si erano armati di tutto punto. E perché portavano quelle cose? Li ho visti anch'io. Senti, perché non ti calmi? Di qualunque cosa si tratti, giuro che scopriremo la verità. È una promessa. Zombie? Perché non attaccano, però? Stazzi. Non attaccano, cioè... Sembrano quasi dominati. Ah sì, tu dici? Ho già
una certa esperienza in materia, sai? No, guarda la ora, li bullizzano proprio. Non che si debba fare altro. Però dipende per cosa lo fanno. Entriamo qua. Che diavolo sta succedendo? Corri. Corri. Bene, benissimo. Zombie pure. Benissimo, 2.0. Questo è incazzato. Non è come quello. Questo è proprio zombificato 100%. Vediamo i due cazzotti. Ah, Frank, dai. È uno zombie. No, ma guarda. È un ornitorinco. Il mio analista dice che il benessere è relativo. Prova con quella porta. Io cerco un modo per aiutarti da qui. Caffè. Queste sono cure. Una me la faccio. Ci avrei giurato. Tubo di piombo. Aspetta, cambio armi. Così. Sei pronto? Sì, sono pronto, più o meno. Vai, liberali. Merda. Uccidiamo questi. No, però non mi devi toccare. Ho quei punti di abilità là perché in realtà io questo video l'ho fatto già 3 volte. E se failo anche adesso mi incazzo. Bene, potente proprio. Muori pure tu. Ti ho detto muori pure tu. Poi spacco i culi come ai bei tempi. Qua. Non ci sono zombie però. Pugnale elettrico. Vabbè sì, questo già lo sapevo, ce l'ho fatto prima. Qua ho le armi a distanza. Con freccetta a sinistra armi da lancio. Con quella di sotto le però se lo tengo premuto me la butta giù. È così, vai. Però non mi dovete manco sfiorare. Poi come fanno a perdere sangue? Li sto elettrificando. Livello 5 raggiunto, vedi, ho molti. Sono già livello 5. Adesso li mettiamo subito, Porca troia. Allora, uccidiamo questi ultimi. Aspetta. Finiti. Allora, andiamo in non nuovo, in combattimento. Allora, abbiamo temperamento, tiro, sopravvivenza e combattimento. Credo che questo sia uno dei giochi in cui le abilità siano più complicate a essere messe, perché è parecchio complicato. Cioè, non ci sono veramente un sacco di abilità. Però in realtà sono poche quelle che servono seriamente. Vabbè, ho colpi critici elementali ghiaccio. Durata veicolo più. Allora io direi veicolo più. E poi questi qui che abbiamo qua sarebbero colpi critici potenziati mischia, non servono. Colpi critici potenziati armi contundenti. Sì. E poi lo posso fare anche tipo come se fosse all'asso, no? Tipo come su Payday 2, no? Colpi critici potenziati. No, aspetta, non voglio fare subito questo, ma bensì temperamento. Ecco. Vai. Aprimi. E apri. Vic, vai. Ti perdono. Questa storia è molto meglio del minigolf. La sensibilità non è più forte, eh. Sono solo zombie, Vic. Lo so, ma o loro o me. Senti, perché non pensiamo a chiudere questo reportage? Sì, d'accordo. Conta su. Bingo. Fotografia. Specie di laboratorio. Tu prendi appunti. Io penso a scattare foto. Credo che questi apparecchi servano a stimolare le modificazioni cerebrali. Oh, ma senti, anche tu studi medicina?
No, sono appassionata di fantascienza. Credo che fossero questi i soggetti delle operazioni. Esiste già un vaccino per lo zombismo. Qual è il punto? Qualunque cosa sia, dai brividi. Zombrex. Zombrex, se vieni morso questa roba inibisce. Ma non serve a niente. Già, ma ormai sono tutti in una parassita. Merda, dove hanno trovato questi zombie? Senti, non ci servono tutte le risposte. Dobbiamo solo vendere una storia. Forza, non possiamo restare qui. C'è troppo buio. Attiva il filtro notturno. Il cosa? Oh, ho aggiunto dei nuovi filtri alla tua fotocamera. Dopo che hai finito di borbottare come un pensionato, fai una prova. Ah, niente male. Niente di interessante. Sto cercando. Sembra una sala di videosorveglianza. Ok, diamo un'occhiata. Vediamo un po'. Telecamera. Fisicamente non presenta sintomi, è un progresso notevole. Per il resto, niente novità. Perché me lo mostri? Non voglio progressi, voglio sia perfetto. Quello che il cliente si aspetta è... Questo è il genere di progetto che richiede una vita di ricerche. Ora, i progressi che vede sono... Se non rispetta le scadenze, dottoressa, sarà sostituita. Questa mi sa un po' di... mi puzza un po', eh. La metto insieme agli altri. Ce l'avevo quasi come tipo un capo di tutto sto bordello. Fontana, ricordiamoci il nome. Tocono esperimenti sugli zombie e li tengono segregati. Ma perché? Per osservarli. Stanno cercando di creare qualcosa. Ehi, noi scoviamo la storia, filiamo via e passiamo a riscuotere. Nient'altro. Non so perché ho fatto questa foto, però ok. È questo il nostro lavoro. Questo? Che c'è? C'è qualcosa che vorresti dire? Come sempre. Merda, serve un codice per entrare. Apri. Puoi violare il sistema con l'analizzatore. Non ci ho fatto, bello. Fammi indovinare. È un'altra modifica alla mia fotocamera, vero? Sei un tipo svelto. Cioè, questi qua hanno fatto qualcosa. E sei indemoniato. Che bot che fu preso. Ma io come entro, mo? Cioè, come entro? Cioè, c'è la porta qua. Cristo, Frank, guardala. Sta soffrendo. Non mi fanno entrare, non mi fa entrare. Procedere e attraversare questa sala. Chiusa. Non riusciremo oddio. Mai a passare finché... Attiva, c'è lì lo zombie. Attiva, che devo fare? C'è la carne. È pura. Addirittura, amiche, professionali qua siamo. Multifundai, apriamo. Chi vuole una grigliata? Nessuno? Che cazzo, Frank? Questa roba è atroce. Tu non sai fare altro che scherzare. No, non ci sto. Io ho fotografato indagine. E profondamente riflettuto su un sacco di cose. A te non importa niente di queste persone, vero? Senti, forse stanno solo dormendo, in effetti. Quello per cui siamo venuti e andiamocene di qui, ok? Ok? Hanno tutte la stessa faccia. Già, una famiglia numerosa, eh? Piantala. C'è qualcosa lì dentro. Se vuoi vedere cosa contiene, prova con l'analizzatore di spettro. Ce n'è un altro. Cosa hanno in mente questi bastardi? Ecco. Sai cos'è questo? Sì, risultati di test sul DNA. Stanno clonando degli esseri umani. Carne da macello per la ricerca sugli zombie. Sono tenuti segregati e usati come cavi. Vic, questa storia ci farà vincere tutti i premi del mondo. Quindi ti prego, per favore, devi restare concentrata finché non saremo fuori di qui. In effetti. Io non vado da nessuna parte. Voglio radere al suolo questo posto. Minchia, cazzo, è Kim Cho-chung? Kim Cho-chung? C'è qualcuno che piange. Vic, abbiamo già quello che ci serve. Che fa? Andiamo, forza. Te devi fermare. Vic, fermati. Che stai facendo? Ammazzarmi. È chiuso però. Cioè non puoi entrare là dentro. Da brividi, eh. In effetti. C'ha una crisi di nervi. Sì, è un capolavoro.
Forse testano una versione del virus per un'arma biologica. Come ha fatto ad aprirla? Vabbè. Dai, ma questo ci ha fatto sgamare. Non sarà detto, ricostruiamo la storia e filiamo. Io non potevo, non me la sentivo. Stai calma, Mick, ho detto questo, stai calma, cazzo, ora siamo in pericolo. Tu volevi abbandonarla, volevi usarla. Dobbiamo andarcene da qui, lo capisci o no? Per le tue foto, le tue stupide foto. Io sono un reporter, zombie. Mick. Il mio lavoro è raccontare. E se tu non ci riesci, se non riesci a non farti coinvolgere, ti consiglio di mollare e andartene. Ai. Soldati, bene, così si squagliano. Scappa immediatamente. Corri, corri. Vai, armi combo, già lo so questo. Ho già giocato mille volte a Dead Rising. Non c'è bisogno. Bombardello. Quella che abbiamo fatto prima, cioè. Merda, devo andarmene da qui. Merda. Crea una nuova arma combo. Come si crea? Forse 15. Ah. Combo. Costruisci. Bombardello. È quello che abbiamo utilizzato prima verso la fine del prologo, tipo col fantasma di Frank, no? Adesso si ragiona. È ora di fare un po' di macello. Punk. Fuori dai piedi. Vai, uccidiamoli qua, famo una strage. Guarda qua, lì, piale questo e pure questo. 100 e pure questo. Ma sto facendo una serie che non finisce più. Pure questo è ucciso, martello pesante, vai. Quello mi è quasi finito, quindi. Allora, questo, ma mi indica pure questo. Dovete morire però. Morti. Questa. No, dai, però Frank, che cosa fai? Morto pure questo. Ce n'è solo uno qua. Però. Ecco qua. Oh cacchio. Sono troppo. Vai. Di mezza età per questa merda. Aspetta, porca vacca. In effetti. Questi saranno i comandi del cancello. Sembra ci voglia un altro codice. Sì, allora. Ok, testa di cazzo. Abbiamo un intruso a spasso per la base, quindi ci conviene risolvere il problema se non vogliamo deludere il comandante. Cosa? Signor Sissi, sì, signor. Madonna mia, scappa, scappa, scappa immediatamente. Oh, scappa. Lì, chiedo scusa. Andiamo. Tu sia all'auto. No, dai, se n'è andata, dai, no. Madonna mia, però mannaggia. Scappa, stacca, stacca. Stampa il Pentagono 5 settimane. La notte scorsa Frank West ha aggredito guardie disarmate del centro arrestante per i servizi di Willamette Colorado. Ora ricercano tutta la nazione, ma non ho ucciso nessuno a parte gli zombie. Cioè ho ucciso uno all'inizio, dai, però dai, giustificabile. Thank you.
Midwest, 4 mesi più tardi. Frank Weston? Sono in arresto? Forse. Tendente al sì? Beh, dipende. Da? Quanto bene collabori? Allora, merda, non è mai stato il mio forte. Io, beh, comincio a sentire caldo qui dentro. Forse un po' d'aria. Bene. Se davvero funzionasse. Ok, pare io abbia un po' di tempo libero. Di che vuoi parlare? Ah, so già chi sei. Colonnello Brad Park, comandante della ZDC. Sono aggiornato sugli zombie, grazie mille. Ma certo. Quindi sai anche che la ZDC nasce per rispondere alle emergenze zombie in America? Sì, e per confinare o zittire chiunque sappia la verità. Come vedi, sono informatissimo. È esplosa ancora a Willamette. Che cosa? L'epidemia. I notiziari non ne hanno parlato. Da quanto va avanti? Quasi 6 settimane. Ah sì? È dura zittire un'intera città così a lungo. Non per loro. Loro? Il Pentagono. Oh merda. Che hai visto laggiù? Sai cosa ho visto? Nessuno lo sa, Frank. Se l'ho scoperto è solo perché qualcuno ha sbagliato e mi ha passato un rapporto segreto. Il centro addestramento riservisti? Che io sappia, non c'è nessuno a distanza in quella base. Tutte le comunicazioni con la città sono interrotte e non aggiornano le foto satellitari da 4 mesi. Stanno insabbiando tutto. Ma questo è niente in confronto al più grande dei misteri. Tu, Frank West, insegni in una cazzo di scuola serale e non sei 2 passi avanti a me in questa storia. Ho smesso. Hai smesso? Sì, ho smesso. Tu sai a quante epidemie ho assistito, quante inchieste ho fatto e chi mi ha ringraziato? Eh? Nessuno. Mai un grazie, né un fiore. Solo una cazzo di rubrica piena di morti. National Headliner Award 2006. Hai raccontato la prima epidemia zombie in America. Hai fotografato tutto. Hai ricevuto medaglie, titoli, lauree. Honoris causa, ovvio. Sì, ma andiamo al punto. 3 settimane dopo ho affermato che il Pentagono e il governo americano erano coinvolti in quella storia e mi hanno distrutto! Perché allora non avevi abbastanza prove. Vieni con me a Willamette. Sveliamo le loro stronzate. E tu vai fino in fondo stavolta. Frank, in gioco c'è molto di più di una singola città. No. Ho smesso. Chiunque dia la notizia può guadagnare un sacco. E forse riconquistare qualcosa. Anche se mi sorprende che un dilettante ti abbia battuto sul tempo. Di che cazzo parli? È una delle tue allieve, no? Oh. Dovresti... Ops. Ah, ma è quella, quella, quella. Andiamo a Willamette. Hai messo insieme uno squadrone. In effetti. Siamo vicini a Willamette. Oh, è quella di prima, oh, è quella di prima. Oh, ca, a, aia.
Sì, ma come fare ad avere una traiettoria ricurva? Non ha senso! Mandate subito una squadra. Prendeteli tutti, vivi o morti. Va bene. Bene. Frank! Frank! Cosa? Sveglia, sveglia! Bene, siamo esplosi in un centro commerciale. Frank, cosa? Oh! Sveglia, sveglia! Perché continui a ripeterlo? Cacchio, qualcuno ti ha rotto l'elicottero. Bene, ce l'hanno distrutto. Ecco l'antiacume di cui parlano. Vabbè, io direi di fermare qui questo episodio, iscrivetevi al canale, mettete like al video e attivate la campanella per non perdere nessun altro video. Noi ci salutiamo qui, bella ragazzi.